Una buona serata e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con le conseguenze del conflitto in Ucraina. L'arrivo infatti dei profughi ha imposto una riunione urgente del prefetto di Teramo Massimo Zanni con enti e forze dell'ordine per coordinare le iniziative di accoglienza. Attivati centri di raccolta su tutto il territorio provinciale, si valuta la possibilità di riaprire le case cantoniere disabitate e ancora inagibili. Tania Bonnici Castelli. L'intera provincia di Teramo si sta preparando ad accogliere le migliaia di profughi ucraini in fuga dalla guerra. Stanno arrivando alla spicciolata con autobus, ma anche con mezzi privati. Teramo Capoluogo prevede che almeno 1.000 di loro possano cercare rifugio in città. È urgente dunque organizzarsi al più presto. Il prefetto Massimo Zanni ha immediatamente convocato il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, la Diocesi, l'ASL e i comuni del territorio provinciale per coordinare le iniziative destinate a fornire ospitalità a tanti nuclei familiari senza nulla da mangiare o da indossare. Intanto è partita così una gara di solidarietà tra le numerose associazioni di volontariato per la raccolta di beni di prima necessità. A Teramo saranno utilizzati i grandi capannoni della Villeroy & Boch per mettere insieme tutto il necessario a questa gente privata di tutto. Si cercano poi case e alloggi per poter dare un tetto soprattutto a donne e bambini. A Giulianova il Comune e la Protezione Civile stanno effettuando la raccolta al centro polifunzionale Pioppi. Serve cibo a lunga conservazione, vestiti caldi per i più piccoli, asciugamani e prodotti per l'igiene. La Croce Rossa di Teramo, in gemellaggio con quella della Polonia, ha raccolto principalmente medicine da inviare in terra ucraina. Il primo convoglio è già partito da Avezzano. Tra le proposte degli enti teramani messe sul tavolo del prefetto Zanni per attivare un'immediata accoglienza ai profughi in arrivo, c'è anche quella di riutilizzare le case cantoniere, disabitate da tempo ma ancora perfettamente agibili. Un grande aiuto sarà chiesto alle parrocchie e alla Caritas di Teramo che gestisce diversi immobili in provincia, ma sono state le piccole comunità di ucraini presenti sul territorio ad ospitare per prime i profughi e saranno loro a fungere da collante tra gli scampati e le istituzioni locali. Le marinerie d'Italia sono in sciopero per il caro gasolio. A Pescara i pescherecci sono in porto. Domani la consegna dei libretti alla direzione marittima. Paolo Rizzetti. Anche la marineria di Pescara, come tante altre in Italia, è da oggi in sciopero per protestare contro il caro gasolio che non permette più di sostenere l'attività di pesca. E così il comparto ha deciso di fermarsi a tempo indeterminato. Francesco Scordella, presidente dell'Associazione Armatori Pescara, spiega che per protesta domani verranno riconsegnati i libretti e i documenti delle imbarcazioni alla direzione marittima. Il futuro è davvero denso di nubi per tutto il comparto. Veniamo da 2 anni pandemia, problemi del porto, problemi gasolio, problemi giornate aggiuntive delle comunità europee, praticamente siamo arrivati al collasso e quindi oggi abbiamo detto tutti no, basta andare in mare perché il costo energetico supera alla lunga le entrate, non è più giusto andare a lavorare e abbiamo chiesto un incontro con le istituzioni per trovare una soluzione, anche perché sulle imbarcazioni ci sono anche le famiglie, c'è l'indotto, la ristorazione, il commercio, stiamo parlando di una grossa fetta di economia che gira intorno alla pesca. Anche gli altri colleghi a livello nazionale stanno facendo le manifestazioni e ci incontreremo per trovare una soluzione. Domani, come segno di protesta, invece di protestare sulle strade ed essere antipatici all'opinione pubblica, consegneremo i documenti delle capitanerie di porto, riconsegneremo questi benedetti documenti delle aziende e che a questo punto ci pensano loro a trovare la soluzione. Ma quali potrebbero essere le soluzioni? Ma le soluzioni potrebbero essere, innanzitutto, sui tavoli ci dovremmo andare noi, non più le associazioni sindacali, ma non è che me ne vogliano male, ed è giusto perché le proposte le possiamo fare noi e quello che chiediamo, se la cosa si sta mettendo brutta, perché ripeto è un problema globale, trovare una soluzione, potrebbe essere un fermo anticipato. Noi non sappiamo lo scenario che succede, perché è improponibile, come vedete voi le colonnine per gli automobilisti, è un continuo giornaliero, quindi può darsi che questa situazione può durare un mese, 2 mesi, 3 mesi, non lo sa nessuno, anche quello che succederà con la guerra, perché il primo pensiero nostro va alle povere vittime, quindi la guerra mi auguro che finisca subito, ma il problema è che nessuno sa quello che succederà domani,
dopodomani e così via. Quindi questo è il problema, siamo 60 imbarcazioni più 15 vongolari. Questo è il risultato di quello che sta succedendo a livello globale. I numeri odierni dell'emergenza Covid nella nostra regione sono 462 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Del totale 295 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e tamponi antigenici è pari al 9,85%. Lieve aumento dei ricoveri che passano dai 303 di ieri ai 306 di oggi, pur restando in rapida diminuzione su base settimanale. I nuovi positivi hanno un'età compresa tra 5 mesi e 96 anni. Gli attualmente positivi sono oltre 65.000. 294 pazienti, più 4 sono ricoverati in ospedale in area medica e 12 meno 1 sono in terapia intensiva, mentre tutti gli altri sono in isolamento domiciliare. I guariti in più rispetto a ieri sono 444. Il totale dei casi accertati dall'inizio dell'emergenza supera quota 270.000. Vediamo le variazioni provincia per provincia. 106 casi in più in provincia dell'Aquila, ovviamente rispetto a ieri. 151 in più in provincia di Chieti, 111 in più in provincia di Pescara, 70 in provincia di Teramo, 5 per persone che risiedono fuori regione, mentre per 7 sono in corso verifiche sulla provenienza. L'alberghiero De Cecco di Pescara ha ospitato questa mattina l'evento Energie Femminile Plurale, l'imprenditorialità femminile per una crescita sostenibile, promosso per celebrare la giornata mondiale della donna. Vediamo. Quella di oggi è la giornata mondiale della donna e all'alberghiero De Cecco di Pescara c'è un'iniziativa organizzata proprio dall'istituto che lei presiede, professoressa. Si parla di imprenditorialità al femminile. Sì, abbiamo voluto ricordare questa data simbolo che è l'8 marzo, parlando soprattutto di divario di genere nell'economia, nel sociale e nel mondo del lavoro. Partiamo da una riflessione di fondo che a tanti processi che sono incontrovertibili di emancipazione femminile non ha ancora corrisposto però in modo equivalente un cambiamento reale della visione delle donne sul piano culturale. E allora permane un profondo divario di genere, per esempio nel mondo del lavoro, dove noi auspichiamo una maggiore inclusione delle donne, una maggiore presenza nei luoghi anche decisionali, istituzionali e apicali. E di conseguenza fare impresa, parlare dell'impresa femminile, diventa uno degli strumenti proprio per raggiungere la parità di genere. E per questo abbiamo organizzato un evento in collaborazione, un momento di incontro, diciamo di dialogo con gli studenti, in collaborazione con un'associazione femminile, la FIDAPA Pescara, che si occupa di empowerment, di promuovere l'empowerment femminile, e con l'associazione Ananke, con cui noi condividiamo dei momenti di formazione al rispetto delle persone e all'espressione del sé. Oggi al De Cecco si parla di imprenditoria al femminile. Quanti passi avanti sono stati fatti in tal senso e quanto c'è ancora da fare? Credo che tutto il mondo si stia muovendo in questo senso ormai, è un passaggio culturale necessario che ha preso ormai quota in tutti i stati, in tutte le situazioni, in tutte le classi, in tutte le materie, in tutte le industrie, in tutte le aziende, in tutte le famiglie. È un cambiamento culturale, epocale che stiamo vivendo. Lo vediamo nei paesi dove c'è la guerra, no? Vediamo le donne che si fanno carico dei figli, del lavoro, che portano via le loro situazioni, che sono a fianco dei loro uomini. Credo che sia arrivato il momento di non parlare più della festa della donna o della festa dell'uomo, credo che sia arrivato il momento in cui si parli di l'uomo e la donna che conducono la vita e che cercano di allevare dei figli, di produrre, di portare dell'economia a livelli di soddisfazione. Non più tutta questa divisione di genere, cioè non ne parliamo più, perché forse il fatto stesso di continuare a parlarne genera comunque un senso di diversità che non c'è, che di fatto non c'è. Comune di Silvi e Associazione Nova Civitas hanno istituito un premio rivolto alle donne che si sono distinte sul lavoro, nel volontariato e nella cultura. La prima edizione sarà dedicata alle donne ucraine. Giuseppe Dintino.
Donne spesso invisibili, i cui segni però sono ben visibili nella comunità. Silvi, in occasione della giornata dei diritti delle donne, ha istituito un nuovo premio, Le Perle di Silvi, un riconoscimento all'impegno del genere femminile. L'iniziativa è promossa dal Comune e dall'associazione Nova Civitas, un'associazione di volontariato che gestisce lo sportello antiviolenza. Abbiamo avuto modo di conoscere in questi anni di volontariato, di vicinanza alla collettività, tantissime storie meravigliose di sacrifici, di abnegazione, di rinunce e anche di tanti traguardi raggiunti dalle donne, e abbiamo pensato di dare voce, di dare visibilità a queste storie per dire non solo grazie, ma anche per dare un segno di riconoscimento nei confronti del loro impegno e anche come per il valore del rispetto, per divulgare appunto la cultura del rispetto nei confronti delle donne, che affinché sia anche un esempio per le giovani generazioni. I premi saranno tre per tre ambiti in cui le donne hanno contribuito alla società: nel lavoro, nel volontariato e nella cultura. Le concorrenti potranno essere candidate entro il 30 marzo tramite un modulo sul sito del Comune, e saranno poi il sindaco, l'assessore alle pari opportunità e la presidente dell'associazione a decretare le vincitrici, che saranno premiate, Covid permettendo, in un convegno pubblico. Un riconoscimento per coloro il cui impegno spesso non è riconosciuto. Rendere visibile ovviamente chi è che ha contribuito, qual è la storia di questa persona che ha contribuito a lasciare un segno nella sua vita ma anche in quella della comunità. Questo è importante, capire quindi qual è stato il vissuto, quali sono stati i sacrifici, quanta tenacia, quanta abilità, quanta voglia ha messo per arrivare a un obiettivo e dare un contributo al miglioramento della società. In questo modo i ragazzi hanno un esempio, un testimonial di quello che ha fatto questa persona, e poterlo appunto anche metterlo in pratica, dare fiducia, perché magari ci sono molti che sono ai margini e non riescono comunque ad emergere, a raggiungere determinati obiettivi, non credono di potercela fare, e invece avendo un esempio simile è possibile dare fiducia e dargli la forza di riuscire in quell'obiettivo. La prima edizione di Le Perle di Silvi sarà dedicata, sulla scorta di ciò che sta accadendo nell'Est Europa, alle donne ucraine. E domani, 8 marzo, nel giorno in cui si festeggiano i diritti delle donne, lo stadio del nuoto Esalife di Chieti apre le porte ad una lezione gratuita di difesa personale con la campionessa appunto di difesa personale, Serenia Secondi. In occasione della festa della donna, Esalife dedica un allenamento gratuito proprio domani 8 marzo di difesa personale per quante fossero interessate, dalle 18.30 alle 20.30, recandosi proprio qui alla piscina di Chieti Scalo. L'istruttrice sarà Giulia Moschiano, una campionessa di karate europea, che si metterà a disposizione gratuitamente per tutte le donne per questo corso di difesa personale base, quindi adatto a chiunque. Si può prenotare dalle 18.30 alle 20.30, due ore da vivere insieme, saranno sicuramente utilissime, quindi donne vi aspettiamo. E inoltre da questo mese sono partiti nuovi corsi come yoga, pilates, spinning e l'open gym in questa palestra. E per chi ha rinnovato il trimestrale di nuoto può usufruire delle nostre fantastiche attività che proponiamo dalle 16.30 alle 18.30, mi troverete qui all'interno della struttura della Esalife. E questa mattina nella sala consigliare del Comune di Bellante è stato presentato l'arrivo della quarta tappa della Tirreno Adriatico, che si è aperta oggi. Tappa di 202 km con il primo arrivo in salita proprio a Bellante. I corridori dovranno affrontare le insidie degli Appennini passando anche per Ascoli Piceno. Stefano Recanati. Dopo i prati di Tivo dello scorso anno, Abruzzo ancora protagonista alla Tirreno Adriatico. Con l'arrivo della quarta tappa a Bellante sarà nuovamente la provincia di Teramo ad ospitare la corsa dei due mari, il sindaco Giovanni Melchiorre. Noi siamo pronti, stiamo finendo in questi giorni gli ultimi preparativi e pensiamo di poter ospitare qui a Bellante un evento davvero bello, anche attraverso iniziative come questa, di poter finalmente, dopo due anni di sofferenze, di poter finalmente ripartire e in
questa maniera offrire ai nostri concittadini, ai cittadini della provincia di Teramo e della regione Abruzzo un evento da poter ricordare come un momento bello dopo tanti momenti brutti. In occasione della quarta tappa si attraverserà l'Appennino passando anche per Ascoli Piceno, leggermente complicato da affrontare l'inizio con un susseguirsi di salite che porteranno i corridori presso il valico Torre Fuscello, punto più alto del percorso. Il finale prevede un circuito lungo 20,5 km da ripetere per 2,5 volte. Punto chiave di questo anello conclusivo è la salita di Bellante, 4,2 km al 6,6%, pendenza massima all'11%, affrontata in totale per 3 volte, in cima alla quale è posto l'arrivo. L'uomo più atteso non può che essere Tadej Pogačar, che arriva da campione in carica dopo l'assoluto dominio dello scorso anno. Tra i principali rivali Remco Evenepoel e Julien Alaphilippe, tra gli azzurri Damiano Caruso e il nostro Giulio Ciccone. Sì, è una tappa, come ho detto già precedentemente, molto dura, perché secondo me, a parte il chilometraggio di 202 km, ma ci sono 3.050 metri di dislivello, tra cui 2.000 che si coprono nei primi 100 km. E poi, prendendo la Salaria, sarà un rettilineo fino ad Ascoli, in falso piano, dove si va veramente veloci, quindi una tappa molto adatta alle fughe, molto adatta ai finisher. E poi il circuito di Bellante, dove inizia una salita di 4 km con una pendenza media dell'8% per arrivare a punti all'11%, e quindi sono favoriti gli scattisti e soprattutto chi ha una buona gamba in questo momento. Mancano dei giorni, si vuol far lasciare andare a un pronostico? Ma guarda, di favoriti ce ne possono essere diversi, io vi faccio un nome che è Julien Alaphilippe, secondo me. Vedremo se sarà così. E sul mancato passaggio invece della carovana rosa del Giro d'Italia a Chieti si è aperta una polemica tra Fratelli d'Italia e amministrazione comunale, da dove però fanno sapere si tratta di una decisione di RCS. Selenia Secondi. Sul mancato passaggio a Chieti del Giro d'Italia edizione 2022, nei giorni scorsi è arrivata la reazione del coordinamento di Fratelli d'Italia. Un'occasione sfumata, dicono, come lo è anche la perdita di un'altra manifestazione sportiva che è emigrata a Pescara a causa di costi degli impianti sportivi teatini. Ma da parte sua l'amministrazione comunale chiarisce. Ma il Giro d'Italia nella nostra città è passato l'anno scorso, tornerà a passare nel prossimo anno. Ecco, è una scelta di RCS, ma noi stiamo lavorando su tanti eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale. Tanti ne abbiamo già concretizzati nella nostra città, che da un anno e mezzo è stata dal punto di vista sportivo viva come non mai in passato. Stiamo praticamente definendo quello che sarà un appuntamento importantissimo che si terrà tra qualche giorno, l'11 di marzo, cioè i quarti di finale di Coppa Italia di basket maschile di A2 presso il nostro Pala Tricalle. Abbiamo ospitato importanti manifestazioni nazionali per quello che riguarda l'Ippica. Insomma, stiamo lavorando veramente sui grandi eventi, sui grandi appuntamenti, e devo dire che francamente insomma, nulla di veritiero quelle che sono state le critiche che ci sono pervenute da Fratelli d'Italia, ma comunque li ringraziamo, anzi gli consigliamo anche magari di contattarci, perché così possiamo spiegare loro taluni aspetti per evitare che magari in futuro possano dire cose inesatte. Quanto invece ai costi degli impianti sportivi, lei cosa risponde? Per quello che riguarda il costo ordinario degli impiantistica sportiva cittadina, ricordo che questa è in linea con quello che accade nelle altre realtà, e soprattutto l'abbiamo rivista circa un anno fa, poco meno, per un semplice motivo: perché prima non rispondeva ai parametri di legge. Tutto ciò che veniva fatto in passato, ossia una copertura inferiore a quel 26%, evidentemente non rispondeva ai principi di legge. Quindi francamente, senza nessun tipo di polemica, anzi, ma volendo dare una risposta tecnica e di contenuto, dico che in futuro siamo a disposizione anche di coloro i quali vogliano avere informazioni in merito, ma più che altro per evitare esternazioni che sono destituite di fondamento, che fanno fare brutta figura a chi le fa. Questo servizio ci introduce, come ogni lunedì, all'amplissima pagina di sport, calcio di Serie C. Il Pescara torna al successo battendo il Siena dopo 90 minuti in cui Sorrentino e soci hanno per lunghi tratti dominato la partita. Importante il ritorno al gol anche del bomber Franco Ferrari.
Dopo la beffa di Modena, il Pescara torna alla vittoria battendo per 2-1 con merito il Siena, che si conferma di burro lontano dal Franchi. Tre punti d'oro per gli abruzzesi, che salgono al quarto posto in classifica in attesa del posticipo della Virtus Entella. Auteri gioca con il 4-3-3, si affida al centro dell'attacco a Ferrari e in difesa Ilianes, che gioca al posto dello squalificato Drudi. Il Siena di Padalino risponde con lo stesso modulo e davanti presenta la coppia Paloschi-Guberti. Nel freddo pomeriggio dell'Adriatico il Delfino ci prova sin dalle prime battute, senza però scoprirsi, con Rauti che al nono dalla distanza mette a lato. All'11° ancora Rauti mette la freccia sulla sinistra e serve un pallone di platino a Ferrari, che davanti a Lanni calcia incredibilmente addosso al portiere toscano, che salva. Si morde le mani l'attaccante pescarese, poco lucido nell'occasione. Al 14° ancora Ferrari in area, conclude trovando la risposta del portiere ospite, poco cattivo l'ex comasco, che sembra però in palla con gli ospiti un po' in difficoltà e che si vedono con Di Santo al 26° pericoloso, con una conclusione parata proprio sulla linea di porta da Sorrentino. Con il passare dei minuti la squadra di Padalino sembra prendere le misure biancazzurri, fino al 46° quando su angolo di Pompetti Favalli, con un tocco sfortunato, mette il pallone nella sua porta. Finisce così sul risultato di Pescara 1 Siena 0 il primo tempo. Nella ripresa fra gli ospiti c'è Ardemagni nell'attacco bianconero per Paloschi, infortunato, e proprio il neo entrato al primo in area a due passi da Sorrentino trova la risposta del portiere pescarese, che salva, porta il risultato. Avvio di ripresa vibrante con Clemenza, che con un tiro velenoso sfiora la traversa della porta di Lanni. Attacca il Siena ora pieno organico, con i padroni di casa in affanno, ma con Ferrari che al terzo tentativo non sbaglia, siglando il gol del raddoppio al 10° e la 13ª rete stagionale. Grande festa in casa abruzzese con il giocatore, che viene festeggiato dai suoi compagni. Il Pescara rischia anzi di dilagare, visto che al 16° Pontisso colpisce una traversa clamorosa e 2 minuti dopo il neoentrato D'Ursi in contropiede spreca, calciando il pallone alto. La squadra toscana si allunga e attacca, ma il Pescara è padrone del campo. Non accade più nulla fino poi al 49° con la rete inutile di Ardemagni per gli ospiti, che non basta ad evitare il KO ad un Siena ancora più lontano dalla zona playoff. Per il Pescara sono 3 punti di platino in attesa della gara di sabato prossimo in casa dell'Olbia, andata a vincere in casa invece della capolista del campionato Modena. Sconfitta invece per il Teramo, che all'Orogel Stadium di Nomanuzzi di Cesena cade 2-0. I biancorossi restano fuori dalla zona play-out, anche se il margine sulle contendenti si dimezza. Una domenica storta per la sconfitta, ma soprattutto perché sugli altri campi non arriva alcun aiuto, tutt'altro. Il Teramo cade a Cesena 2-0, bianconeri, una spanna più su di un diavolo anche ridisegnato per le assenze di Rossetti e Bernardotto. In mezzo va Fiorani, davanti il tridente solito con D'Andrea al centro. L'avvio in trasferta però, come spesso capita, ad handicap. Dopo 4 minuti Caturano vede il corridoio nel quale Pierini si è già infilato, che consente al numero 10 di superare per Lucchini con un tocco morbido per il vantaggio lampo. Come D'Ambrosio a Viterbo e Cittadino a Gubbio, anche questa volta retroguardia bucata alla prima opportunità. Diavolo colpito duro e che barcolla paurosamente quando Perucchini rinvia su un Caturano benevolo. Una volta riconquistata la sfera, Pierini avrebbe servito il bis, ma spara ancora sul portiere biancorosso. La reazione ospite è abbozzata, o meglio, si ferma sulla tre quarti. Malotti prova a scuotere i suoi col sinistro radente disinnescato da Nardi, ma il Cesena quando alza i giri fa male davvero. Intorno alla mezz'ora Candela chiude al lato di testa un traversone di Favale dall'auto opposto, mentre ancora Perucchini determinante quando esce a valanga su un Caturano lanciato verso il 2-0 dopo un controllo sontuoso. A Lombardo, minuto 42, tocca andare a concludere sull'esterno della rete, un'azione che Malotti rifinisce troppo invece di tentare la battuta a rete. E se nel primo erano serviti 4 minuti per sbloccarla, ne servono il doppio nella ripresa per indirizzarla definitivamente, visto che il traversone di Favale pesca la testa di Caturano, pallone in fondo al sacco, il numero 100 tra i professionisti per l'attaccante. Cesena in controllo e che non rischia nemmeno quando Azosmanovic invita D'Andrea alla battuta, sporca in area. Il diavolo sembra quasi rimbalzare sui padroni di casa. Rosso, prima di uscire, indirizza male il servizio preciso di Jacoponi e uno dei nuovi entrati, Viero, col sinistro, trova la parata a terra di Nardi, chiamato però ad un colpo di reni in piena regola quando il centrocampista trova
prova al secondo tentativo, deviazione involontaria di Gonnelli, parata di istinto e speranze per il diavolo che si spengono definitivamente. Che non fosse una gara da vincere, era scontato che quella con l'Aquila Montevarchi di domenica sia decisiva, ancor più evidente. E mentre il Cesena difende la terza piazza, la più ambita dopo il duo inarrivabile, i punti che separano il Teramo dai playout si dimezzano, ma sono cose che in un campionato sono e restano l'assoluta normalità. E in Serie D una rete di Jonathan Alessandro nel finale basta la Vastese per aggiudicarsi il derby con il Notaresco, ma intanto in casa biancorossa è polemica per lo stadio ancora chiuso al pubblico. Un gol all'andata e uno al ritorno, sempre nei minuti finali. La bestia nera del Notaresco contro la Vastese si chiama Jonathan Alessandro. Il 36enne attaccante, non al meglio della condizione, entra a 10 dalla fine e risolve una contesa destinata allo 0-0. Nel 4-3-3 di D'Addario trova spazio l'ex Stivaletta. Tra gli ospiti la novità riguarda l'assenza di Esposito, messo fuori causa da uno stato influenzale. Al suo posto Pesce. Per il resto Massimo Epifani conferma il 4-2-3-1 con Maio al centro dell'attacco. Agli ordini di Castellone di Napoli, le due squadre danno vita subito a una gara animata, soprattutto per merito della Vastese, che già all'ottavo crea il primo presupposto per sbloccare il match. Errore in uscita della retroguardia rosso-blu che libera Lonzi in area di rigore, ma la sua conclusione mancina è presa facile di Sciba. Due giri di Lancetti, a sbloccare l'incontro ci prova Stivaletta, ma il suo tiro forte non inquadra lo specchio per un niente. A sottolineare le difficoltà del Notaresco in questa prima parte di gara, il tiro sbilenco di Pesce dalla distanza siderale. Scende l'intensità dei padroni di casa, così in qualche modo il Notaresco prende coraggio. Azione creata sull'asse di destra con Sorrini al cross per il solo Valenti, ma il numero 10 da buona posizione sparacchia alto. Al 42esimo la Vastese prova a complicarsi la vita. Altobelli perde un pallone nella zona mediana del campo, dando in là la ripartenza di Pampano, che è arrivato ai 16 metri, non ci pensa due volte, spara verso la porta, ma a salvare Di Rienzo è la traversa. L'azione poi si conclude con un nulla di fatto. La ripresa non gode della stessa vivacità della prima frazione, allora i due mister provano a mescolare le carte in tavola. Epifani richiama in panchina Pesce per inserire Scimia, mentre D'Addario sceglie Ficara a fargli spazio a Lonzi. Al 18esimo la Vastese pareggia il conto dei legni. È proprio l'ex Fiuggi da poco in campo che fa partire un sinistro micidiale, ma la sfera si stampa sul palo alla destra del portiere. Alla mezz'ora è il turno anche di Dorato, che prende il posto di uno spento Maio, mentre sul fronte opposto esce Stivaletta, dentro Alessandro. È proprio lui il protagonista di un episodio dubbio in area di rigore rosso-blu, ma ad ampi gesti il direttore di gara facendo di proseguire. A provarci di più sono i padroni di casa, che trovano il gol vittoria sul tramonto del match proprio con Alessandro, che all'interno dell'area di rigore trova una sorta di stop orientato e si ritrova davanti a Scibe, e con un tocco sul primo palo sblocca la gara. 13esimo gol in stagione per lui. Il Notaresco non ci sta e nei 4 minuti di recupero tenta l'assalto, ma la retroguardia aragonese è attenta, e così al triplice fischio è festa grande in casa biancorossa per 3 punti che significano aggancio al quinto posto per il Notaresco, un passo indietro rispetto alla sfida contro il Porto d'Ascoli, ed ora la gara contro il Fan è fondamentale per non perdere il treno dei playoff. Nell'altro derby di giornata del girone F, il Pineto ha vinto sul campo del Nereto dopo una gara condotta per lunghi tratti. Roberta Di Santo. Il Pineto si impone 2-0 nel derby contro il Nereto, riprendendo la corsa playoff e spegnendo le speranze dei vibratiani di avvicinarsi alla zona playout. Moduli a specchio per i due tecnici, che scelgono entrambi il 3-5-2 con Del Grosso che sostituisce Cuchi in difesa con Falsetta e Cipriani a centrocampo con Montano. Amaulo fa fronte all'assenza di Pepe, arretrando Paoli in difesa e inserendo Caprioli in mediana. In avanti Minella vince il ballottaggio con Romano. Pronti via, e subito un'occasione per Pezzotti, che servito sulla sinistra spara al lato dopo neppure un giro di Lancette. Ma l'occasione più ghiotta in avvio è per il Nereto, che al 12esimo sfiora il vantaggio con un lampo di Sant'Angelo dalla distanza, sul quale è bravo Mercorelli a distendersi e dire no. Rispondono gli adriatici al 21esimo con un colpo di testa di Bosco, che indirizza di poco fuori sul corner di Pezzotti. È il preludio al vantaggio con la gara che si sblocca solo
solo grazie ad un contestato episodio concretizzatosi al minuto 34. Barlafante riceve palla, entra in area e cade. Il direttore di gara Cortese opta per la massima punizione dal dischetto. Mininkleri calcia angolatissimo, Palermo intuisce ma non ci arriva con la sfera che si insacca a fil di palo per l'1-0 ospite. Un minuto più tardi al 36esimo la risposta neretese, gran sgroppata di Boito che supera un avversario e piazza un buon cross sul primo palo, ma Mercorelli anticipa Montano ben appostato. Proprio sul finale di tempo al 45esimo gli ospiti confezionano il raddoppio. Bosco serve Minella sulla sinistra che rientra sul destro e in diagonale insacca a fil di palo per il raddoppio biancazzurro con cui si chiude il primo tempo. Ripresa piuttosto blanda in avvio e che regala pochissime emozioni, con il Pineto che gestisce il doppio vantaggio con ordine e il Nereto che non riesce a pungere. Bisogna aspettare il 21esimo per annotare una conclusione al termine di un'azione insistita del Pineto, con Domizzi che si fa vedere con un timido raso terra che termina al lato. Girandola di cambi quindi per i due tecnici nel Nereto entrano Torromino, Antonelli e Pietanesi per Natella, Sant'Angelo e Malfetti. A Mauro cambia la coppia d'attacco inserendo Del Mastro e Romano per Barlafante e Minella. I locali accusano il micidiale 1-2 del primo tempo e non riescono ad imbastire una reazione efficace. Al 32esimo è il Pineto a farsi vedere con un diagonale ad incrociare di Pezzotti che termina poco distante dalla porta difesa da Palermo, e al 40esimo il neoentrato Del Mastro impegna l'estremo Vibratiano con una gran bordata dalla distanza sulla quale il numero 1 locale si fa trovare pronto. È l'ultimo acuto di un secondo tempo avaro di occasioni e che al triplice fischio regala la gioia dei tre punti al Pineto che conferma la terza piazza a braccetto col Fiuggi in attesa dello scontro diretto di domenica prossima, e condanna il Nereto che recrimina per il rigore che ha sbloccato la contesa e che ora staziona a meno 15 lunghezze dalla zona play-out. Questo era anche il nostro ultimo servizio. Vi ricordo questa sera a partire dalle ore 21 l'appuntamento con Replay di Enrico Rocchi, ovviamente focus sul successo di ieri del Pescara all'Adriatico Cornacchia contro il Siena. Il TG6 invece torna puntuale con la terza edizione alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.